Kabbalah è la commedia che il Guito propone quest'anno e non è una commedia intesa in senso classico, ma in realtà è una commedia che si compone di quattro quadri ben diversi e ogni quadro rappresenta un decennale dell'attività del Guito, perché il Guito nel 2018 compie 40 anni e quindi questi quattro quadri rappresentano questi quattro decenni, ognuno con una storia a sé e che ci permette in qualche modo di giocare, divertirci e sperimentare con tutto quello che è la musica, i costumi e il ballo di questi decenni, e anche perché il filo conduttore di questi quattro quadri che è la discoteca, la sala da ballo, che è il luogo per eccellenza della festa, del divertimento, perché è questo che vogliamo proporre con questo spettacolo, una vera festa per omaggiare il Guito in questi suoi 40 anni di attività. Ci siamo ispirati liberamente a quattro commedie di William Shakespeare, perché ci piace comunque sperimentare, giocare con cose nuove, e Molto rumore per nulla, Il sogno di notte di mezz'estate, Romeo e Giulietta che finisce bene, Le allegre comari di Windsor. E quello che ci fa molto piacere è che sul palco ci saranno 25 attori che vanno dai grandi del Guitto, che sono Filippo Guidi, Fernando Guidi, Mariella Longarini, Vittoria Lettieri, Florindo Piccini, ai più giovani, giovanissimi, che in qualche modo il Guitto ha accolto nella sua grande famiglia, ed è stato molto divertente lavorare tutti assieme. La commedia andrà in scena il 12, 13, 14 marzo e poi il lunedì 19 marzo al Politeama, e lo spettacolo inizia alle 21:30. La prevendita è cominciata da ieri 8 marzo e la biglietteria rimarrà aperta tutto il weekend e anche i giorni di spettacolo, e noi vi aspettiamo numerosi per venire a ballare con noi. Come ha detto Alice, quest'anno festeggiamo 40 anni, tutto è cominciato nel 1978 con la commedia Tant come avendo a fare, scritta da Fausto Volpini e Filippo Guidi. È una commedia che è molto divertente e che subito ci ha fatto capire che potevamo avere le carte in regola per poter essere una compagnia e poter dire la nostra nel Teatro dell'Etale Fanese. Da quella volta, dal 1978, ogni anno abbiamo messo in piedi uno spettacolo e anno dopo anno siamo arrivati adesso a questo qui, Gingavolà, con cui sottolineiamo anche un po' questi 40 anni, questo percorso che abbiamo fatto. Sofia.